questo che oggi è conosciuto come Palazzo Altens e che è sede del Museo Nazionale Romano, deriva dalle successive trasformazioni del palazzo costruito per Girolamo Riario da Melozzo da Forlì. Quindi dopo aver soggiornato da prima in Via della Lungara, Girolamo da solo, poi con Caterina in Campo dei Fiori, una volta ultimato il palazzo detto di Tor Sanguigna, dal nome di una torre che si trovava qua nelle vicinanze, la coppia appunto si stabilì in questo edificio che successivamente passò di proprietà e fu profondamente modificato. Tuttavia al suo interno si trovano ancora alcuni ambienti che recano notevoli tracce del primo palazzo, soprattutto magnifici soffitti in legno e un particolare affresco che è quello della piattaia, dove sono rappresentati i doni di nozze in argenteria, piatti, vasellame, ricevuti proprio da Girolamo e Caterina Sforza.